collaborazione con Durbano Arredamenti, Caffè Monforte, Del Giudice Il Fiore del Latte, Rouge Abbigliamento Donna, Supermercati Gran Risparmio Gruppo Vigè, Tenute Marta Rosa, Azienda Agricola Biologica Petacciato Modesto, San Giuliano di Puglia. Siamo arrivati a venerdì, ciao da Gigi Di Simio qui da In Cucina con lo Chef, puntata numero 181 della stagione 2019-2020, è la penultima perché domani chiudiamo e chiudiamo in bellezza. Chiudiamo con te, Giovanni Lubraco da Isernia, materano di origine ma isernino d'adozione. Sì. Ciao, ciao. Buonasera a tutti. Come stai? Bene, grazie. Tutto bene? Bene. Oggi hai scelto una cosa dove il piano cottura non lo devi adoperare. No. Piatto molto fresco, molto così. Estivo. Io qua, lo mangio quasi tutto l'anno. Qua me. C'è sempre il contributo del tuo amico, come si chiama? Massimo. Massimo, che è il Massimo. È il Massimo. Massimo di Isernia, ciao. Per le carni è il migliore. Se capito a Isernia, come penso di capitare, te lo a breve, faccio conoscere. Andiamo a bere un caffè insieme. Sì. Da Massimo, sempre distanziati. Sì. Con mascherina, però, come si dice, lo andiamo a salutare. Va benissimo. Tu dici che è il numero uno a Isernia. Io mi servo da lui, siamo amici pure, no, magari ci sarà qualcuno che è più bravo di no, lui, vabbè, no. Però io mi servo da lui, mi trovo bene. Per i tuoi gusti, per le tue esatto. Esigenze barra necessità, lui ti soddisfa. Perfetto. Va bene, sì. Allora, oggi quello che vedete, Giovanni ha deciso pochi ingredienti. Sì, di prepararci questa tartare di vitello sul letto di rucola al profumo di limone. Esatto. Mi piace questo tocco profumo di limone. Giovanni è un appartenente delle forze dell'ordine con la passione per la cucina ed è stato già da noi a inizio stagione e abbiamo deciso di chiudere la stagione con lui perché volevamo dargli un'altra opportunità di mostrarci di le tante cose figura. Buone. No, no, di fare brutta figura. Quello non lo devi dire. Di mostrarci le tante cose buone che sa preparare. Allora, abbiamo citato Massimo, il tuo macellaio sì. Di fiducia. Perché? Perché ho preso queste belle fettine di vitella che io vado a tagliare col coltello e mi vado a preparare questa tartare. Poi diciamo che gli ingredienti sono nel titolo. Sì. C'è la rucola e il limone. Sì. Poi ci metto un tocco di mentuccia per dare ancora più freschezza qua. E profumo. È la mentuccia che ti sei già organizzato sì, là. Eccola qui. Ho capito. Quindi, primo step, il taglio della carne che è fondamentale. Sì. Deve essere molto tenera. Diciamo per realizzare una tartare che si deve sciogliere in bocca, Giovanni? Esatto. Ho visto che ti sei predisposto anche il coppa pasta perché lo. Sì, andiamo a impiattare dopo. Senti Giovanni, io volevo farti una domanda. Ma tu come mai hai scelto la vita militare? Allora, ho scelto la vita militare perché sin da piccolo ho avuto sempre la passione di indossare la divisa. Infatti io dall'età di 9-10 anni ho fatto parte del gruppo Agesci Pomarico I di Pomarico. Il tuo paese, Pomarico, sì, il mio paese. In provincia, a 27 km da Matera. Sì, e sono stato all'interno degli scout fino all'età di 20 anni più o meno. E poi ho avuto la fortuna di fare per qualche mese il vigile urbano estivo. Al vigile stagionale. Stagionale, esatto, con la fascia. Quindi facevi anche le multe? Abbastanza. Ah, sì? Sì. Se capitava, insomma. Io l'ho fatto pure al sindaco. Boh, ottimo, sì. Quello. Mi chiamò, mi ha lodato. Ah, ti ha. Sì, sì, sì. Ti ha fatto l'encomio? Non proprio l'encomio scritto, però mi ha lodato. Praticamente. Ligio al dovere fino sì, in fondo. Sì, sì, sì. Bravissima persona adesso. E poi è lui che ti aveva assunto immagino. È defunto, sì sì, Mario Mancini sindaco. Adesso il sindaco attuale è il nipote Francesco Mancini. Bravo ragazzo, bravissima persona. E quindi insomma tu sei stato anche vigile urbano. Poi sì. A un certo punto hai detto io devo scegliere la vita militare. Ho partecipato, c'era il concorso. Ho fatto domanda. Cioè, io dico sempre in maniera generica che tu sei delle forze dell'ordine, tu sei appartenente al corpo della Guardia di Finanza. Sì, glorioso corpo della Guardia di Finanza. Quindi hai fatto il concorso e. Sì, sì. Ho fatto le prime selezioni provinciali
all'epoca si facevano le selezioni provinciali a Matera, superate quelle sono andato a Roma, si facevano tre giorni di visite, si facevano i quiz, i test psicoattitudinali, visite mediche, tutto, e sono stato abile. Poi sono rientrato in graduatoria e sono partito. E a un certo punto, l'89, hanno detto: guardi, noi abbiamo pensato di mandarla a Disernia. Eh sì, i trasferimenti li fanno loro a fine corso. E quindi tu ti ritrovi a Disernia ormai da 30 anni. Sì. Dove praticamente sei rimasto sempre. Ho avuto la fortuna pure di venire a Disernia, perché da Pomarico, da Matera, dista 300 km, abbastanza lontano, ma abbastanza vicino. C'erano dei trasferimenti, gente dalla Sicilia trasferita a Bolzano, sì, cioè destinazione Bolzano. Molti del tuo corpo i primi anni sono impegnati ai confini, dove sì. Io sono stato abbastanza fortunato. Beh, insomma, nel centro-sud, dai, sì. Non lontanissimo da casa tua. Va bene, quindi tu adesso ti sei tagliuzzato... Sì, queste fettine di vitella. Adesso andiamo a condirle con un po' di limone, ci grattugiamo pure un po' di buccia dentro. Ah, gli dai proprio... Sì. Ecco perché nel titolo parli di profumo, perché... Sì. La buccia trasferisce. Esatto, poi ci mettiamo pure un po' di succo. Quindi questo è il classico piatto freddo. Sì, a me piace molto la carne cruda. Faccio il carpaccio o il macinato di vitella, normale lo condisco. Piace, anche ai miei figli. Diciamo che sei... Sono un carnivore. Sei un appassionato di carne cruda. Mia moglie dice che deve stare attenta certe volte, magari la notte me la mangio a pezzi. Ma ci sono tante persone che amano. Noi abbiamo avuto nel corso della stagione anche altri tuoi colleghi che hanno preparato la loro versione della tartare. Questa mi sembra abbastanza classica, anche sì. Se il profumo del limone, sì. La mentuccia, esatto. Poi l'abbinamento con la rucola dà una caratteristica abbastanza distintiva. Sì, eh? Sì. La rucola che la usiamo più che altro per condire il piatto, per questo è un buon secondo. Sì. A chi piace la carne cruda? Sì. Insomma, fresco. Si fa in un attimo. Molto estivo anche. Esatto. Quindi abbiamo grattugiato il limone. Sì, adesso andiamo a mettere il succo all'interno. Dopo questa, deve marinare un po'. Sì. Deve stare. Se la prepari prima e la fai stare un'oretta dopo averla condita per bene in frigo, è migliore perché si insaporisce di più. Quindi la carne. Allora facciamo così, Giovanni, guarda, io direi la parte della lavorazione della carne ritengo sia finita, no? Sì. Non... Togliamo. Quindi tu la metteresti un po' in frigo. Sì, per un po' di sale. Per sì, facciamo così. Stare un quarto d'ora. Un po' di pepe. Ah, sale e pepe, sì. Limone, olio, un po' di mentuccia. Sì, un po' di olio. Facciamo questa marinatura. Ecco, un goccettino di olio. Proprio un filo così per... Sì. Ho capito. Va bene. Ecco qua, adesso allora, mescoliamo il tutto. Preparato questo, va mescolato, messo in frigo, tenuta volendo anche un'oretta. Sì, più sta e più la marinatura, si penetra all'interno della carne, è più saporita. Ho capito. Poi uno se la vuole più forte, meno forte poi di limone, si regola. La si può personalizzare. Sì. Va bene, ecco. Allora Giovanni, che dici? Mandiamo i suggerimenti, Daniele, gli diciamo. Sì. Vai Daniele. Pubblicità. Pubblicità. Torniamo subito. Gigi Di Sima e Giovanni Imbrati, in Cucina con lo Chef. Giovanni, ciao, sei Gigi. Pronto? Io sono pronto, però avrei bisogno di una c'è un tazzina. Però.
Avrei bisogno di un'altra tazzina di caffè. Vuoi un caffè? Sì, vai. Sì. La signora Magda è solo contenta. Vedo che te la sei già predisposta. Sì, sì. La situazione. Devi solo premere. Basta premere soltanto. Cioè questo lavorare a tagliare la carne. Io intanto approfitto per ringraziare Angelo Braccia e Antonella, i nostri amici fioristi di Termoli, che puntualmente bellissimo, ci mandano un bel mazzo. Hai visto che bello? Il pensiero sì, sì, floreale, che praticamente... Poi me lo porto, quello lo regalo a mia moglie. Certo, questo destinazione Sandra, va bene? Così. Promesso. Vede che l'ho pensata. Beh, ci mancherebbe. E poi tu però devi tornare domani, Domani è l'ultima puntata della stagione. Sì, domani magari mi porto pure lei, eventualmente, se vuole venire, se non ha impegni. L'agenda di tua moglie... No, sono i figli che gli portano tempo. Allora, tu ci hai preparato questa tartare di vitello? Sì, che ho messo a macerare, l'ho tenuto un po' in frigo. L'abbiamo tenuto un po' in frigo? Sì. Sul letto di rucola? Di rucola, che ho condito con un po' di limone, della glassa, olio e sale e un po' di pepe. Quindi, rucola con glassa... Sì, di aceto balsamico, succo di limone, un po' di pepe e sale. Vai. Allora io me la vado a mettere su questo piatto. A chi piace la tartare sicuramente prende spunto dalla tua idea. Allora facciamo il letto. Sul letto, sul letto di rucola. Esatto. Vedo che qua hai aggiunto un ingrediente. Sì, io ho tirato fuori un po' di grana, di parmigiano, perché c'è a chi piace e a chi non piace. A me piace mettere alla fine delle scaglie Quindi, di parmigiano. Non era... È ancora più... Questo è a piacere. Sì, io ci ho messo il coppa pasta dove andiamo a mettere la tartare. Tu questo a casa tua quando te lo prepari? È un secondo questo. Sì, ma io mangio poco, infatti questo è un primo e un secondo per me. Soprattutto no, ho capito, ma... Lo faccio di più la sera. Ah, quindi ecco. Sì, sì. Poi i miei figli piace la carne cruda pure a loro. Diciamo mia moglie non piace. Hai trasferito il tuo... ciò che piace a te. Vero? Sì. Però è così in effetti, No, ma molti piatti che a me piacciono, a loro non piacciono. Sono un po' apatici sul mangiare. Però questo tipo di... Di preparazione a loro piace, sì. Loro la mangiano sia così che a carpaccio. Ci condisco sempre con i soliti ingredienti, rucola, scaglie di parmigiano. Però con la carne più... a carpaccio nel senso... Sì, sì, capa, le fettine sottile, tagliate sottili di... Che è un po' come anche la bresaola, no? Esatto. Ecco qua. Quindi... Formiamo un hamburgone quasi. Sì. Diciamo, infatti, con questo coppa pasta. E come per magia, ecco qui la tartare. La nostra tartare. Allora, come dicevo prima, abbiamo detto che a piacere lo possiamo far cadere arricchire queste scaglie, questa neve di parmigiano reggiano o grana padano, insomma. Così per arricchire sempre a chi piace, sì. Ecco qua. Perfetto. Decoriamo con un po' di glassa. Aggiungi, gli ridai un po' di colore. Ecco qua. Giovanni, sai che... Un goccio di olio. Ti faccio i complimenti, È un bel vedere. È un bel secondo, insomma, una bella soluzione. Sì. E si prepara anche relativamente subito. Sì. Non c'è molto grande... fresco come piatto, molto estivo. Non c'è grande lavoro. Un po' di impegno. Sì. Ma si arriva a questo risultato. Ecco qua. Posizionacelo bene, sempre guardando il monitorino. Ecco qua. Allora, quella che state vedendo è la tartare di vitello sul letto di rucola, al profumo di limone. Sì. Io aggiungerei con scaglie di parmigiano del nostro amico Giovanni Lubranco da Isernia. Sì. Va bene, Giovanni, oggi è venerdì, penultima puntata. Chiudiamo la stagione con te domani. Stessa grazie. Rete, stessa grazie ora. Dell'onore. Vabbè, grazie a te che hai deciso di tornare da noi. Secondo me tante persone prepareranno a casa questa versione tua della tartare. Ciao Giovanni, ciao a ciao tutti a da Gigi di Simio, ci vediamo domani per l'ultimissima della stagione. Arrivederci. Ciao, a domani, ciao. Alla prossima. We'll be right back.
Arrivederci da Durbano Arredamenti, Caffè Monforte, Del Giudice, Il Fiore del Latte, Rouge Abbigliamento Donna, Supermercati Gran Risparmio, Gruppo Vegè, Tenute Marta Rosa, Azienda Agricola Biologica Petacciato Modesto, San Giuliano di Puglia.